Salve, questo è il dinamosore del generatore militare americano usato durante la Seconda Guerra Mondiale per alimentare le postazioni radio. Praticamente dinamosore, perché può funzionare sia da dinamo che da motore. Si è alimentato tramite questi due morsetti qui sulla parte posteriore del pannello della scatola di controllo, positivo e negativo. Ora si vede male perché purtroppo c'è un po' di ossidazione e di ruggine. Si è alimentato appunto da questi due morsetti più o meno e premuto questo pulsante tramite questa coppia di spazzole, a quattro spazzole, due e due. Tramite questa coppia qui viene alimentato l'avvolgimento del rotore, quindi si crea appunto questo campo magnetico inverso a quello dell'avvolgimento dello statore, che possiamo vedere qui dietro le piastre delle spazzole. Si vedono appunto questi quattro avvolgimenti, sono questi. Non so se riesco a farli vedere. Eccoli qua, qui dentro sono due e due. Mentre da dinamo, una volta appunto rilasciato il pulsante, è entrato in moto appunto il motore a scoppio, il rotore continua a girare e produce corrente che viene appunto sempre prelevata da questi due morsetti sul pannello laterale. Però appunto la tensione in uscita viene appunto prelevata sempre dal rotore, dagli avvolgimenti del rotore, che vengono appunto eccitate con queste due spazzole, e da queste due spazzole viene prelevato il 12 volt. È ottimo per caricare le batterie auto, furgoni, tutte appunto quelle batterie a 12 volt, appunto perché in uscita da 14,7 volt è proprio ideale per la carica delle batterie a 12 volt, da quei 2 volt, 5, 2 volt, 7 in più. Qui sopra c'è l'amperometro, che ha un fondoscala di 30 ampere, il selettore per la regolazione dell'amperaggio. Si può decidere l'intensità di corrente, l'intensità di carica, variando da 0 a 30 ampere. Quindi si può forzare la carica della batteria a diversi amperaggi, 0, 10, 20 e 30. È appunto un amperometro vecchio tipo, a bobina mobile, che ancora non so se funziona. Poi nel prossimo video metterò appunto tutto il generatore rimontato. Guardiamo un pochino da vicino il rotore con il tirante appunto che va a vitare sulla filettatura dell'albero del motore a scoppio. È un albero conico da 24. Una volta inserito una volta appunto flangiato la parte posteriore dell'alternatore con questi quattro fori 2 e 2, vengono flangiati il motore a scoppio, poi si inserisce sull'albero il rotore, si inserisce sul rotore l'elica e poi si inserisce il tirante, che va a avvitarsi appunto sull'albero conico del motore a scoppio. Che dire, questo rotore è molto, non so quanto sia stato usato, ma credo che abbia lavorato abbastanza, ma nonostante tutto non si nota, non riesco a notare al tatto alcuno scalino sul collettore dovuto appunto all'attrito delle spazzole. Eccole qui le spazzole, le quattro spazzole. Due che alimentano
interruttore e due prelevano tensione. Le spazzole non sembrano neanche tanto usurate, in quanto ce n'ho nel baule originale del generatore 4 di ricambio e la lunghezza del carbone sembra pressappoco uguale a questa, che sono quelle che ci sono già montate. La regolazione della corrente, appunto, della corrente di carica avviene tramite questo reostato a cursore, vedete? Qui c'è un relè di potenza. Questo scatolino nero, questo relè di potenza che una volta pigiato il pulsante per avviare il motore a scoppio, quindi usando questo apparecchio in configurazione motore. Una volta pigiato il pulsante scatta questo relè, che è un relè di potenza, e appunto indirizza la corrente che preleva dalla batteria che poi sarà messa sotto carica, alimenta gli avvolgimenti dello statore e con queste due spazzole qui alimenta i due avvolgimenti gli avvolgimenti del rotore, che una volta in moto genera corrente che tramite le altre due spazzole la rinvia sempre agli stessi morsetti dove prima veniva alimentato e usa appunto questa tensione per caricare la batteria, ma produce appunto tensione anche senza aver nessuna batteria attaccata, anche a vuoto. Niente, mi sembra una macchina tutta in ghisa, è pesantissima. È una macchina in ghisa molto pesante, molto ben costruita, dove la plastica non esiste. Gli avvolgimenti, come dicevo prima, sono tutti resinati, molto ben costruiti, molto ben solidi, legati, resinati, appunto per essere più protetti possibile. Vengono trattati in questa vernice che non so, che credo sia una resina. Anche gli avvolgimenti dello statore interni, eccoli qua, ora si vedono meglio. Sono tutti protetti molto bene. Niente, vi saluto e metterò prossimamente il video del generatore che ho reperito in questi giorni e che ha avuto dei problemi meccanici, il motore a scoppio. Metterò questo video del generatore rimontato completamente in funzione. Un saluto a tutti.